Dopo 6 udienze e oltre 40 ore di requisitoria, il procuratore di Caltanissetta, Amedeo Bertone, ha chiesto la condanna all'ergastolo per i mafiosi Salvo Madonia e Vittorio Tutino, in quanto ritenuti responsabili della strage di Via D'Amelio, e ha sollecitato 8 anni e 6 mesi per Vincenzo Scarantino e 14 anni ciascuno per Francesco Andreotta e Calocciolo Pulci, i tre falsi pentiti accusati di calunnia per le false dichiarazioni rese durante le prime indagini dell'attentato del 19 luglio del 92, in cui morirono Paolo Borsellino e i 5 poliziotti della scorta, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuti, Walter Erdicine e Claudio Traina. Ma a 24 anni dalla strage, però, l'intreccio dei depistaggi, misteri e falsi pentiti da un lato impedisce di fissare le responsabilità di chi ha organizzato l'attentato e dall'altro alza i veli sul ruolo opaco svolto dai vari pezzi dello Stato, così in un'ansa un'agenzia lanciata subito dopo l'ultima udienza del processo Borsellino Quater che si tiene a Caltanissetta, Palazzo di Giustizia. Smontato il teorema fondato sul falso pentito Vincenzo Sgarantino, gestito dal pool degli investigatori dell'ex questore Arnaldo Labarbera, il nuovo corso giudiziario sulla strage è ora ispirato alle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, dalle quali sono scaturite 2 svolte. Una è quella che ha portato alla revisione del processo e a 7 personaggi già condannati all'ergastolo, e all'altra è quella che ha innescato questo processo, ovvero il Quater. Sono rimaste le ombre sulle strategie, sugli obiettivi di chi ha guidato la macchina investigativa con l'archiviazione delle posizioni di 3 uomini chiave del pool come Salvatore Lalbarbera, Vincenzo Ricciardi e Mario Bo. Niente sconti per i falsi pentiti, chi aveva fornito false dichiarazioni, ha aggiunto il PM, ha ammesso la sua colpa, ma a loro nulla si deve perché la loro confessione non è stata spontanea ed è arrivata quando era ormai certa l'esistenza di un depistaggio e abbiamo il sospetto che tale depistaggio non sia stato l'unico.